Giovanni, ti chiedo innanzitutto che sensazioni si respirano dalla vicina della parte di questa e dov'è che il Napoli, dove vuoi che il Napoli metta in difficoltà la Juve, dov'è che potrebbe mettere in difficoltà la Juve? Beh, chiaramente quando ci sono questi tipi di partite c'è grande voglia di confronto, si respira un'aria di entusiasmo, lo dice anche la parte esterna, perché comunque leggo che c'è grande domenica, insomma domani c'è grande afflusso, chiaramente la Juve sposta tanta, tanta tensione e quindi c'è la ricerca di volersi confrontare con una squadra forte come lo è stato contro l'Inter. Poi come riuscire a mettere in difficoltà la Juve, noi si usano delle armi e vediamo se quelle armi riescono a essere incisive affinché tutto questo venga nella maniera giusta, nonostante comunque sono tentativi che si fanno, perché comunque la Juve è una squadra forte, come lo è l'Inter, come lo sono parecchie squadre di Serie A. Però la squadra fa tesoro degli errori che commette, che commetterà e quindi cercherà di mettere dentro più attenzione in maniera tale da evitare di andare incontro a difficoltà che comunque ci sono, di superare difficoltà che comunque ci sono. Ciao Giovanni, faccio due domande. Senti, in settimana i ragazzi che hanno parlato hanno sottolineato come domani non ci si accontenti, no, del fatto di prendere gli applausi per una bella prestazione, ma si voglia provare a fare il risultato. Chiedo a te quanto domani è importante il risultato, quanto ancora invece, sempre secondo te, è importante, più importante vedere altre cose, i movimenti, la prestazione, lo sviluppo della manovra? Il risultato è determinante perché ti permette di essere premiato su quello che tu fai. E siccome noi si sta facendo e non siamo premiati in questo senso, la preoccupazione può essere che tutto questo venga un pochino a deteriorarsi nel tempo, no? Una mancanza di autostima. Ecco perché è fondamentale che poi alla prestazione venga accompagnata anche un risultato. E mi fa piacere che i ragazzi usano questo tipo di linguaggio, perché poi noi abbiamo solo una possibilità per cercare di opporsi a squadre forti come lo è stato l'Inter, come è stato il Torino, la Lazio, con la Juve, bisogna cercare di fare la partita, perché tu in condizioni normali tu la subisci, perché la Juve è più forte, è un dato oggettivo, insomma, è qualcosa di estremamente concreto e quindi per far sì che questo si venga non, che, per far sì che tutto questo non venga evidenziato, bisogna fare noi la partita. E questo è un gruppo, è una squadra che lo sta facendo, tante difficoltà lo sta facendo e non è premiata, non viene premiata. Purtroppo, tanto le vedete anche voi le partite, insomma, senza piangersi addosso. In questo momento non si è premiati per quanto si crea, per quanto si propone. E quindi il risultato diventa non un assillo, però ci si va proprio vicino. Poi ti voglio chiedere se ti preoccupa questa situazione di infortunio. Sono tre partite che purtroppo prendiamo un giocatore in campo che ti costringe anche poi a un cambio forzato, sulla veteranizzata, se è casuale, se non lo so, c'è qualcosa di diverso. Sì, si parla di diverse tipologie di infortuni, ci sono infortuni muscolari, infortuni traumatici, purtroppo questo è uno sport di contatto e ci sono nell'ambito di un corso di un campionato ci sono, dove, ci sono dei passaggi dove va incontro a questo tipo di difficoltà. Lì, oltre a voler cercare di evitare che si venga a fermare questo, c'è solo una strada da fare, non allenarsi. Non ci si allena, non si corre, non si ha contrasti, non si ha botte e quindi non ci si fa male. Siccome questo fa, perché non è solo il mio di problema, questo è un problema c'è la Lazio, un problema c'è la Juve, un problema c'è il Milan, un problema del campionato. Purtroppo il calcio rispetto a prima c'era il pallone che correva. E gli altri erano fermi. Ora si è capovolta completamente. C'è questo tatticismo esasperato, giustamente, e quindi c'è il pallone che è fermo e tutti gli altri che corrono e che combattono. Quindi contro gli infortuni tu ci vai. È chiaro, la difficoltà c'è perché comunque ti vengono a mancare diversi giocatori, non tanto per la scelta iniziale, ma quella in corso d'opera. E quella è una difficoltà che purtroppo c'è.
Ti chiedo se hai visto, se hai sentito Sarri in questi giorni, se magari ti ha chiesto un piacere di fermare la Juventus, e sulla lotta a scudetto, se sei d'accordo con chi dice che il Napoli quest'anno può essere più forte dello scorso anno e che può essere davvero ad un passo dalla Juventus. Sarri non l'ho sentito perché ce n'ha talmente tante come ce l'ho io, sicché non se ne è parlato di questa roba. Quando si parla con Sarri ora si parla di altre cose, non di quella che sono il modo come fermare uno, il modo, qualche consiglio su come allenare determinate cose, quello sì, però non l'ho sentito in questo senso. Sul discorso della squadra, della lotta per lo scudetto, è chiaro, sono le solite 3-4 squadre dove incidono molto quelli, i fattori di coppe, di Champions League, insomma. E Napoli, se effettivamente è migliorato, sarà il campo a dirlo. Al momento sembra di sì, al momento sembra di sì, perché sembra quasi che sia stato poco intaccata quella che è un equilibrio tattico e anche un equilibrio interno, perché perdere un giocatore di quella portata come Higuain poteva destabilizzare, ma Sarri è bravo a motivare e a far sue quelle motivazioni da poi dare alla squadra, fortemente dare alla squadra. Senti, dicevamo degli infortuni che hanno un po' contraddistinto questa prima parte del campionato. In difesa ci ha deciso di far giocare e se recupererà qualcuno? Difesa non recupero Laurini, non recupero Barba e non recupero Costa, per cui queste già le sapete, queste situazioni qui. Per cui insomma la linea difensiva viene da sé. Non sono preoccupato di quello che è il rendimento della linea difensiva, perché ho avuto la fortuna in queste sei partite di far giocare quasi tutti, e nei momenti di emergenza quella fortuna ora mi serve, perché comunque Kosic ha giocato, comunque Bellucci ha giocato, comunque Zabelli ha giocato, comunque Pasqual o Di Marco hanno giocato, per cui su questa roba qui sono molto sereno. Poi c'è Veseli, tra l'altro può essere utilizzato anche in corso d'opera, vediamo. Su questo non mi preoccupo. Mi preoccupa il fatto che comunque non c'ho scelta, cioè, è quella la cosa che un pochino sono in difficoltà. In condizioni normali forse non avrei fatto questo tipo di formazione, non lo so, perché poi nelle sei giornate ho mostrato anche un po' di coraggio nel fare determinate scelte, e ora quel coraggio che io ho mostrato nel recente passato mi è d'aiuto, perché i ragazzi hanno consapevolezza e hanno minuti sulle gambe. Senti, come sta invece José Mauri, ha avuto qualche problemino? José Mauri ha avuto un colpo sul gluteo, una contusione, che non è un problema muscolare, ma è una contusione. Questa contusione ha un ematoma sul gluteo, vediamo se oggi si fa una prova a vedere come sta, e se risponde bene. Sceglierò lui o sceglierò Hassan a prescindere, non lo so, vediamo come risponde lui. Io devo fare due domande. La prima, leggendo le statistiche, l'Empoli è l'unica squadra in queste prime sei giornate in cui ancora non hanno segnato centrocampisti e attaccanti. Le chiedo se questo invece la preoccupa e se in questa settimana in particolare ha fatto magari un lavoro specifico o sul campo psicologico nei confronti appunto di chi ricopre questi ruoli. Questa è una domanda che che mi viene posta da un bel po' di tempo. La risposta è sempre la stessa, perché a determinate e uguali domande non posso rispondere che sempre alla stessa maniera. Noi fin quando creiamo problemi non ce ne sono, il problema è quando non si crea. E è chiaro che a chi è che non farebbe piacere, insomma, che Gilardino, Maccarone o Saponara o Cucciarelli, nelle occasioni che hanno avuto, la mettevano dentro, forse stava parlando di altre cose, perché insomma non mi si può additare assolutamente, non si può additare a questa squadra che non si crea. Sarei decisamente preoccupato se tutto questo non avesse quella se tutto questo non si venisse a creare. È chiaro che poi tu ti confronti con la Juve, magari domani non ne crei neanche mezza di palla, perché ci sta anche questo, non credo, però non sono preoccupato. Il tempo poi dirà se effettivamente c'è bisogno di, sicuramente di migliorare in quella che è la partecipazione complessiva, non solo di un reparto, perché come la difesa quando prende gol non è colpa della difesa, è colpa di tutto l'insieme, e come quando non si fa gol non è colpa degli attaccanti ma di tutto l'insieme. La tua domanda è: la Juventus ce l'ha un punto debole ed eventualmente qual è?
La Juventus ad oggi si direbbe di no. La Juventus deve fare la Juventus. È chiaro che se viene qui e viene col piglio giusto e viene come è venuta l'Inter, qualche difficoltà te la crea a prescindere. E devo sperare, per fare risultato contro la Juve, che loro vengano un pochino meno coinvolti. Leggo però che non è così, quindi al di là che poi possono incontrare una squadra che ha pochi numeri offensivi, anzi no, ha zero numeri offensivi, non credo che vengano qui a snobbare la partita, anzi assolutamente. E punti deboli la Juve non lo so, questo bisognerebbe domandarla a chi già l'ha affrontata. Io al momento l'ho preparata in una certa maniera, sperando di andare a intaccare qualche situazione. Vediamo se siamo bravi a farlo. Senti Giovanni, a Roma nella parte finale hai trovato le situazioni comunque durante la settimana, a volte però potrebbe essere una particolarità da mettere in campo domani, perché il 3-5-2 forse la Juve è forte, lo sappiamo, però il 3-5-2 di tutti i moduli è quello che abbiamo sempre sofferto maggiormente noi con il nostro 4-3-1-2. Sì, si stanno provando situazioni alternative. È chiaro, per una squadra che è metodica come la nostra, schematizzata come la nostra, andare a cambiare in maniera radicata, in maniera forte, quello che è un sistema di gioco, c'è bisogno di fare un po' più attenzione. Quindi vanno fatti dei passetti leggeri in questo senso, un po' alla volta. Gli si è data un'infarinatura prima della partita con la Lazio, gli si è data anche in questa settimana, quindi è un sistema alternativo che sicuramente in corso d'opera ci può dare una mano, visto anche che comunque ci sa delle caratteristiche dei giocatori e possono fare quello, perché poi tutto questo, tu puoi proporre tutti i tipi di sistema di gioco, ma se non hai materiale umano che può rispecchiare quel tipo di gioco, diventa confusione, diventa forzatura. Quindi tutto quello che si fa in maniera alternativa lo si deve fare gradualmente, comunque è un'idea come anche altre, però se tu ne metti troppe di idee si fa casino, quindi va fatto qualcosina, un passo alla volta.